Volete sapere la mia storia? Davvero volete leggere la mia storia? È lunga, forse ne leggerete la metà, ma vi lascerà stupiti. Fatou è italiana, lo è diventata molto prima che la burocrazia, dopo 15 anni dal suo arrivo, il matrimonio con un italiano e decine di permessi di soggiorno, sancisse la sua appartenenza a questo paese. Era quando arrivavamo dalla Sicilia dopo 9 ore di nave che le luci del porto nella sera si allungavano verso di noi come braccia in attesa. Aprì la porta e si accorse che era venerdì. Dai corridoi proveniva un olezzo nauseante di pesce. Il venerdì in prigione c'è sempre il pesce e c'è sempre lo stesso olezzo. Sono qua. Ho sensibile memoria di quando la presi fra le braccia l'ultima volta. Non ricordo quando lei prese me in braccio la prima volta. Avevo 16 mesi, stordita, dopo 20 giorni di navigazione dall'Italia all'Eritrea. Ciascuno di noi ha un'identità. Io sono Aicha e ho 19 anni, nata e cresciuta in Italia, e sono binazionale, marocchina e italiana.